Buongiorno, ecco il video del catamarano Leopard 38. Il catamarano è stato prodotto in Africa da Robertson & Kane. Larghezza è 6,5 m, lunghezza 11,43 m. È visibile al porto di Imperia. Il pescaggio è di 1,4 m. Facciamo una visita all'esterno. Vediamo un ampio pozzetto dove ci si possono sedere fino a 10 persone. Una scaletta bagno, il tender. Una cosa molto interessante è che il tender ha la gruette elettrica, quindi scende automaticamente azionando questo tasto. Quindi scende soltanto con l'utilizzo del tasto, quindi con un dito vi trovate il tender in acqua senza nessuno sforzo. Vedete la possibilità di camminare e di passare di fianco al tavolo in modo molto agevole. Una cosa molto bella è anche lo schienale. Vedete che la seduta si può spostare in questo senso, quindi ci si può sedere anche girati verso il mare. Sotto la seduta troviamo la zattera, la presa di corrente, la zattera per 10 persone. Da questo lato abbiamo tre batterie dei servizi. Tre batterie da 190. Qui abbiamo un altro gavone. Dove ci possiamo riporre molte cose, dove c'è la bombola del gas. Questo è il posto di guida con tutta la strumentazione. GPS cartografico, strumento del vento, pilota automatico e bussola. Vediamo i comandi. Abbiamo un'ampia finestratura laterale. Questa qui è la parte che serve per riparare dal sole, ma anche per creare una privacy all'interno. Vedete che c'è anche la parte sopra del tettuccio che è calpestabile, quindi molto comoda per cadere la vela. Poi c'è la parte superiore della cabina che è tutta calpestabile. Molto bella anche la rete anteriore, che vedete che ha le maglie molto strette, quindi è comoda per camminare, a differenza della maggior parte dei catamarani. Qui abbiamo il gavone dell'ancora, con un'ancora delta da 25 kg con lo snodo e con 70 metri di catena. E qui invece abbiamo due serbatoi da questo lato e abbiamo ancora dall'altro lato un altro serbatoio per un totale di quasi 900 litri d'acqua. Torniamo verso la parte posteriore. Entriamo all'interno. Apriamo la porta. Entriamo all'interno e vediamo un comodo tavolo per mangiare in 12 persone. Comodissimo anche questo rialzino per poter passare anche le vivande all'esterno. Qui troviamo il generale della corrente,
il secchio della spazzatura che vedete collegato anche dalla parte superiore del piano, un doppio lavello che può essere aperto, vedete qui c'è un secondo lavello oppure lo scolapiatti, potete utilizzarlo come volete. Qui c'è un doppio fuoco con due fuochi, abbiamo il forno che è completamente in acciaio, quindi molto resistente, non si rovina. Poi vediamo uno spazio per poter riporre molte cose e qui uno spazio per i piatti, la macchinetta del caffè, le prese di corrente, le casse della Bose che ci sono anche all'esterno, non le ho fatte notare prima, e tutta la parte cucina, quindi posate, pentole. Vedete, qui c'è anche il caricabatterie e questa è una scatola per i pannelli solari che sono sopra la capote, per i due pannelli solari per la ricarica. Quindi vedete la cosa bella, qui c'è tutto il quadro comandi con la radio, i ventilatori, vedete che c'è una vista a 360 gradi. Andiamo giù verso le cabine. I due scafi sono perfettamente uguali, quindi vi faccio vedere uno scafo, l'altro è identico. Qui c'è la porta del bagno, poi c'è una doccia separata. Vedete dietro la porta il water, delle cabine. Sono quella di prua e a tre posti. Adesso io lì ho riposto delle biciclette, comunque c'è il materasso anche in punta, quindi abbiamo un materasso matrimoniale più un materasso singolo più un ripiano molto lungo, la tendina parasole, anche qui c'è un passauomo e poi c'è l'armadietto molto ampio con sotto due altri ripiani dove ci stanno le scarpe o degli altri borsoni, e dietro la porta vediamo ci sono sempre due prese di corrente in ogni stanza e altri due grossi ripiani dietro la porta, quindi abbiamo un sacco di spazio. Abbiamo una pompa di sentina manuale e sotto c'è anche quella elettrica. Abbiamo anche doppio boiler e doppio serbatoio delle acque nere. Questa è la cabina di poppa, che è molto più ampia, il letto quadrato, ovviamente come un letto di casa, questo è veramente enorme, con tra l'altro il passauomo oscurante, tutti oscurabili, due ripiani, e qui abbiamo un'altra vetrata panoramica con un oblò apribile, più sempre il ventilatore. Anche qui l'armadietto, c'è un armadio praticamente. Sotto abbiamo due ripiani grandi e altri due ripiani molto grandi anche da questo lato. Quindi, come vi dicevo, dall'altro lato perfettamente uguale. Andiamo anche di qua, scendiamo nell'altro scafo. Cosa carina che ci sono anche le luci sui gradini. Abbiamo sempre il bagno davanti a noi con la doccia separata, stessa cosa, mater, specchio, e dietro gli specchi poi c'è anche un piccolo armadietto, dimenticavo. Cabina di prua, anche qui ho due biciclette, un windsurf all'interno del terzo letto. Comunque abbiamo sempre un letto matrimoniale più un letto più piccolo. Qui abbiamo sempre il passauomo con l'oscurante o la zanzariera e la vetrata, vedete, panoramica con un altro blò.
poi anche le tende oscuranti a chi dà fastidio alla luce. Ma vediamo da questo lato, abbiamo sempre armadietto. Sotto l'armadietto due ripiani. Da quest'altro lato sotto il letto altri due ripiani. Sempre in cabina, come vi dicevo, due prese di corrente e altri due ripiani sul lato, più un ripiano molto lungo, più la ventola che c'è in tutte le cabine e due in cucina. Vediamo l'ultima cabina. Qui vi dicevo che c'è un letto matrimoniale, praticamente la dimensione di un letto di casa, con due ripiani molto lunghi. Qui abbiamo sempre i tre oblò, quindi passa uomo con oscurante zanzariera, oblò apribile e vetrata panoramica sul lato. Anche qui abbiamo i ripiani sotto e l'armadietto